quello che ho provato guardando il Paraguay, innanzitutto, l'impatto iniziale è la tristezza che ti viene negli occhi guardando la realtà che questi bambini sono, no, abituati a vivere, che è una realtà di degrado e dove pensa che la discarica è l'unico posto dove loro, cioè l'unica prospettiva di vita che avranno. Mi chiamo Victor, suono il violoncello. Mi chiamo Ada Maribel, suono il violino. Questo Chavez che lavora là e che ha insomma creato questa iniziativa ha dato la possibilità attraverso il riciclo ai bambini di poter sognare. Mi è piaciuta molto l'idea del riciclo legata alla musica e sono contenta perché vedi la musica ci aiuta sempre a uscire fuori anche dalle realtà più devastanti, no? Ci dà la possibilità di sognare, ci dà la possibilità di pensarci diversi da come siamo e sono contenta che questo sia successo. E anzi dobbiamo farlo per tanti altri bambini che magari ancora vogliono imparare a suonare, vogliono approcciarsi alla musica e quindi abbiamo, insomma, bisogna creare tanti altri strumenti musicali perché la musica è sempre qualcosa che ci può ingentirire l'animo, al di là di quello che può essere una carriera, no? Voler fare il musicista o la cantante, anche come hobby la musica è sempre una gran cosa. L'UNICEF aiuta i bambini in tutto il mondo. Aiutaci ad aiutare l'UNICEF.